Ciao amici, benvenuti in questo mio nuovo video. Volevo ringraziarvi innanzitutto perché sto ricevendo tantissimi commenti e tantissime foto dei piatti che state facendo. Continuate a fare le ricette, vedrete che sono molto semplici e alla portata di tutti. Ma basta chiacchiere, è tardi, io ho fame, purtroppo non ho niente dentro al frigo, quindi cosa facciamo quando è così? Inventiamoci qualcosa. Voglio fare qualcosa di sfizioso e di veloce, un semplicissimo spaghetto aglio, olio e peperoncino con una semplice variante però al profumo di mare. Venite con me e scoprite come fare, dai, vai! Prima cosa taglio l'aglio in due versioni, uno a cerchietti e uno nutrito. Poi faccio il prezzemolo e il peperoncino. Per il profumo di mare ho scelto una zucchina, taglio a julienne la parte esterna e tengo da parte la parte interna. Quando l'acqua bolle metto a sbollentare la parte interna della zucchina e in una padella con l'aglio, olio e peperoncino soffriggo la mia buccia della zucchina. Quando la parte interna è pronta, la metto in un contenitore, la frullo, ci aggiungo un po' d'acqua, questo mi servirà per mantecare gli spaghetti. Prendo del pane vecchio e lo spezzetto, lo metto in padella con aglio e olio e lo faccio andare. Gli spaghetti sono pronti. Verso il mio composto per la mantecatura, tolgo i pezzi di aglio in eccesso, verso ancora dell'acqua di cottura. Per il sapore di mare ho usato questo composto di alghe, si trova da natura sì. Aggiungo un po' d'aglio tritato, prezzemolo. Ed è pronto. Della zucchina, l'odore prorompente dell'aglio, il piccante del peperoncino ma non troppo, il profumo di mare e poi questa nota croccante del pane tostato. Vorrei farvi provare anche voi l'emozione che sto provando io. Fatela questa, anche merita davvero. Adesso io vi saluto, mi finisco il piatto e ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ragazzi.